Umori contrapposti al Mancini di Castelfidardo, padroni di casa che tornano tra le mura amiche dopo due trasferte consecutive e altrettante sconfitte. Il San Nicolò di Epifani, al contrario, arriva al match con 10 risultati utili consecutivi alle spalle e terzo posto alle spalle di Vastese e Matelica. Pre-gara caratterizzato da tensioni tra tifosi di casa e forze dell'ordine, con gli ultra che entrano solo al secondo tempo, e del minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia aerea in Colombia. E il Castelfidardo a mettere il primo punto fermo del match. Filipponi al settimo la mette dentro, lasciato libero dalla dormiente difesa sannicolese e finalizzando sotto misura un corner guadagnato da Maisto e battuto dalla sinistra da Lodi. Al dodicesimo, insidioso colpo di testa di Soragna su punizione di Lodi, che finisce di poco alta sopra la traversa. Al ventiduesimo, occasione per il San Nicolò. Corner dalla sinistra sul secondo palo, prova il diagonale Chiacchiarelli, tiro debole, la difesa di casa respinge. Al ventinovesimo, punizione di Chiacchiarelli, smanaccia l'uno biancoverde mandandola in angolo. Al trentacinquesimo, Albanese anticipa Ciotti in uscita quasi sulla linea di fondo. Al 39esimo D'Egidio da sinistra, palla per la corrente Bisegna, l'arbitro rileva un fallo in aria di Massi e disegna così il calcio di rigore. Sul dischetto ci va Traini, tira forte, ma tra lui e il pareggio si infila il palo. Niente da fare per gli uomini di Epifani, tutti a prendere il tè caldo sull'1-0. Al secondo della ripresa Castelfidardo passa in vantaggio sempre con Filipponi su colpo di testa di Soragna, ma giusto il tempo di vedersi annullare il gol dal fuorigioco sbandierato dal guardalinee. Poco o per nulla impegnato il portiere di casa De Gennaro, almeno fino al ventesimo. Al 27esimo guizzo dei biancazzurri con Massetti per Moretti, gran botta ma deviata sul fondo. Meno di 30 secondi dopo il San Nicolò conquista il pareggio con Traini di testa su calcio d'angolo di Bisegna, uscita non impeccabile di De Gennaro. Si rianimano gli ospiti al 33esimo con una stafilettata di Massetti che esce di un soffio. San Nicolò vicinissimo al raddoppio. Risponde Castelfidardo al 36esimo con Soragna che si avvita sotto porta e Ciotti salva. Capovolgimento della gara in pieno recupero. Al 48esimo il San Nicolò incassa il raddoppio con Traini che con una mezza palombella beffa De Gennaro. Parapiglia davanti alla panchina bianco-verde a seguito della focosa esultanza della panchina ospite, allontanati due allenatori, De Angelis e De Epifani, venuti quasi alle mani, con De Angelis accusato di aver dato un calcio a Di Lullo e guadagna gli spogliatoi zoppicando. Il tutto avviene senza alcuna segnalazione dei minuti di recupero del signor Pragliola di Terni. Il triplice fischio arriva dopo ben 6 minuti di recupero. Da annotare un ulteriore brutto episodio dopo la gara. Mister De Angelis lascia lo stadio in macchina accompagnato da voci interne alla società che non escludono provvedimenti a suo carico. Epifani difende i suoi e rispedisce al mittente le parole grosse che sarebbero volate a fine partita. Una brutta pagina di calcio, insomma, che annacqua i tre punti ammazza tabù del San Nicolò Castelfidardo. Oh niente, vabbè, il mister non si è presentato ovviamente perché era molto arrabbiato e comunque ha pensato bene di non venire ai microfoni, onde evitare magari qualche dichiarazione che potesse ledere magari la società. Sì, penso di sì, io non ho visto un po' un parapiglia sulla panchina, non ho capito bene, non ho avuto modo ancora di parlarci, però è chiaro che adesso a caldo possono essere delle riflessioni di petto, quindi aspettiamo 24 ore e poi magari faremo chiarezza sulla situazione. Hai detto bene, oggi non eravamo la solita squadra, abbiamo sofferto contro una squadra che ha lottato per portare a casa un risultato, perché quando sei sotto ti devi salvare, ci metti quel qualcosa in più. Noi forse non eravamo pronti a questo oggi, però poi al secondo tempo siamo migliorati anche con l'ingresso di Massetti e di Moretti, abbiamo sistemato un po' le cose e quindi poi alla fine abbiamo fatto una grandissima rimonta, e questa penso che sia una grande vittoria, perché quando la partita la vince alla fine, gli ultimi 10 minuti ribalti un risultato, poi in un campo secondo me molto difficile, tra l'altro ostico per noi perché non ci abbiamo mai vinto, e quindi sono 3 punti importanti. È una partita dove ci dobbiamo costruire il futuro. I miei giocatori hanno esultato, sono andati a esultare verso Michael Traini che aveva fatto gol e lì penso che l'avete visto tutti quello che sia successo. Ma perché siete stati espulsi entrambi gli allenatori? Ma io perché ho lasciato la mia area di competenza, perché sono andato a difendere i miei giocatori, però quello che ho visto oggi penso che sia qualcosa di scandaloso. Io faccio l'allenatore,
e penso che queste cose non bisognerebbero fare mai, perché dare un calcio a un giocatore penso che sia una cosa per andare a esultare senza nessuno che diceva niente. Mi dispiace poi anche per il dopo, per quello che è stato detto su di me, le parole che sono state dette su di me, mi dispiace, però io vado avanti per la mia strada, mi sveglio la mattina, mi guardo allo specchio e sono tranquillo, quindi, e sono contento di aver vinto una partita importante, perché contano i 3 punti e questi episodi devono essere non sottolineati, ma bisogna lasciarli alle spalle, perché credo che sono cose che con il calcio non c'entra niente.